Buongiorno, mi presento, sono Massimo Coltrinari, generale, titolare di dottrine strategiche e storia militare presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e anche cultore della materia presso l'Università La Sapienza, Facoltà Scienze Politiche e Cattedra di Geografia Politica e Economica. In questo ambito sono state sviluppate tematiche riguardanti sia la storia sia la geografia politica e soprattutto la geostrategia, che hanno permesso di poter portare a termine ricerche di carattere generale sui temi della guerra, della strategia, delle relazioni internazionali e soprattutto dei conflitti che si sono sviluppati nel secolo breve, nel Novecento, partendo anche da considerazioni di carattere generale riguardanti la storia militare dell'Ottocento. Quindi queste ricerche che io conduco hanno un riscontro su un'applicazione pratica dei vari metodi, da cui il metodo storico e soprattutto le ricerche condotte per poter approfondire tematiche riguardanti i punti cruciali della nostra storia militare o quelli di interesse. La collana Storia e Laboratorio nasce nel lontano ormai 2006 da un incontro col direttore editoriale di Nuova Cultura, Gennaro Guerriero, nell'ambito del progetto di Storia e Laboratorio, ovvero portare la storia, approfondire la storia nelle scuole. Qual è il progetto? È centrato su un principio fondamentale di non fare lezioni frontali ai ragazzi, ma di farli partecipi e di portare e di renderli protagonisti. Pertanto nel mese di giugno si ha un incontro di carattere generale con i responsabili dell'istituto, della scuola, e si illustrano le linee generali del progetto. Gli insegnanti, quelli che sono interessati, accettano questo progetto oppure non lo accettano. Se lo accettano, a settembre si definiscono le azioni che sono incentrate sull'argomento principale, sulla storia, che noi abbiamo scelto come argomento, il periodo era la guerra di liberazione, il fondamento della nostra Repubblica, su 5 particolari date: l'8 settembre, il 4 novembre, il 27 gennaio, il 25 aprile e il 2 giugno. L'insegnante sceglie una di queste date, normalmente o il 4 novembre per la prima guerra mondiale oppure il 27 gennaio e il 25 aprile. In quel momento si articola un programma particolare, si definisce i termini, si fanno arrivare i protagonisti, si fissa la data. Poi c'è l'incontro, la data ad esempio il 27 gennaio, dove i ragazzi, in parte protagonisti, in parte spettatori, approfondiscono i temi di storia. Nel momento in cui termina questa giornata, i ragazzi sono invitati tramite gli insegnanti a produrre degli scritti e produrre le loro impressioni, che si trasformano in un articolo che vengono pubblicati su una rivista chiamata Secondo Risorgimento e poi naturalmente su altre attività. Nello stesso tempo poi si sviluppano ulteriori ricerche e queste ricerche, se approfondite, se sviluppate, si arriva a pubblicare un volume, che è uno di questi volumi che rappresenta un tassello della collana Storia e Laboratorio. Ebbene, questo progetto è nato appunto nel 2005-2006, ha visto coinvolti via via varie scuole per un totale ogni anno di 1.000-1.500 studenti o ragazzi, e quindi possiamo dire che fino ad oggi sono stati coinvolti oltre 10.000 persone con una produzione veramente grande, e la collana si è sviluppata fino ad avere oltre 15 titoli. Quindi Nuova Cultura rappresenta uno strumento fondamentale per poter approfondire alcuni temi della nostra storia recente. Quindi da un incontro nato fortuitamente, quasi per caso, è nato questo progetto di Storia e Laboratorio della collana Storia e Laboratorio, che ancora oggi ha delle grosse prospettive, soprattutto per coloro che terminano i corsi su geografia politica, economica, di storia, eccetera, e che vogliono approfondire determinati temi inseriti nel mondo del lavoro. Quindi Nuova Cultura rappresenta uno strumento ideale per poter avere un curriculum pesante e soprattutto presentarsi nel mondo del lavoro con delle credenziali molto precise e lineari. Io consiglio quindi di andare a vedere i vari titoli della collana Nuova Cultura, che rappresenta il riverbero dei risultati del progetto Storia in Laboratorio.